si lascia completamente andare. Senti proprio la differenza fra quello destro che affonda e quello sinistro ancora un po' teso. Ciao, grazie di essere me oggi. Oggi ti voglio proporre un rilassamento guidato, super efficace, soprattutto in questo periodo. Settembre, lo sappiamo, è un mese di inizi, di nuovi inizi. E diciamo che tornare alla routine non è affatto semplice. E se stai facendo fatica a tornare alla routine, sappi che è normale e non c'è nulla di sbagliato riguardo. Ci vuole tempo, come per tutte le cose. Quindi oggi sono qui per aiutarti e cercare di far rilassare il tuo corpo, perché quando la mente è tesa, il corpo si irrigidisce e dopo i malesseri un po' della testa li sentiremo sul nostro corpo. Quindi io ti chiedo di seguire le mie parole, seguire i miei consigli e di lasciarti andare completamente e di farti, sì, cullare dalla mia voce. Se mi conosci, sai che mi piace accendere qualcosa. Ho questo piccolo portincenso a forma di rinoceronte, fatto a mano, carinissimo, e all'interno ci metto questo incenso marrone, un po' spesso, tipico un buddista. Prendere anche un accendino in modo da accendere l'incenso. Se è possibile, fallo anche te, accendi una candela di fianco a te, sei sicuro. Un incenso, un diffusore di aromi. Se in questo momento riesci ad accendere qualcosa, appunto, accendilo, in sicurezza ovviamente. E fai tre respiri profondi con me, ok? Dal naso, inspiri, dalla bocca. Proprio un minuto. Adesso proviamo, appoggio un attimo l'incenso. Proviamo per un minuto una respirazione che mi hanno insegnato in Nepal. Il movimento, se lo vorrei anche rifare, pollice sulla narice destra, medio fra le sopracciglia, anulare sulla narice sinistra. L'indice non si usa. Inspiro dalla narice destra e ovviamente deve essere aperta, poi la chiudo. Espiro da quella sinistra, prendola. Reinspiro da quella sinistra, la chiudo con l'anulare. Riapro quella destra. E si fanno delle respirazioni da narice
Analice. Blocchi. Ed espiri con l'altra. E ancora espiri con una. La chiudi, apri l'altra e... solo sulla respirazione, perché ci vuole un pochino di concentrazione, quindi è un modo per svuotare la mente. E se vuoi, se sentirai che c'è qualcosa che non va, qualcosa che ti distrae, prova a fare questa respirazione e riconcentrati su questa. Prima di cominciare a rilassare tutto il corpo, dopo aver cercato di rilassare un pochino la mente, un attimo a massaggiare le nostre mani. È una cosa che faccio io per nulla in modo professionale, però usiamo le nostre mani tutto il giorno, e farci un piccolo massaggio aiuta a dare proprio amore al nostro corpo e anche a rilassarci. Vado proprio sotto il palmo, passa all'altra mano brevemente. Per chi usa tanto il computer, scrive tanto il cellulare, serve un po' di rilassamento per le mani. E faccio tutto il perimetro del palmo fino al centro. E ok, siamo pronti. Da questo momento potrai chiudere gli occhi o tenerli aperti. Ti ho preparato uno sfondo blu del colore del cielo. C'è una luna e anche delle stelle che spero ti rilassino. E qui c'è anche una scritta Dream che mi rilassa tanto. Sempre sui colori del blu. Spero tu riesca a sentire un odore buono, un odore che ti rilassa. Adesso ti chiedo di metterti in una posizione comoda, il più comoda possibile. Che sia sdraiata, meglio, ma va bene anche seduta. Se è sdraiata, fai in modo che le gambe siano completamente rilassate e le braccia siano lungo il corpo, appoggiate sulla superficie con i palmi verso l'alto, pronte per accogliere tutto il rilassamento e l'energia positiva. Sempre di inspirare con il naso ed espirare con la bocca. Adesso chiudi gli occhi e comincia a immaginare una leggerissima e fresca brezza che ti accarezza il viso, ti accarezza i capelli, che ti accarezza il collo, che va proprio quasi come un'acqua che scorre a pulire e ripulire il tuo corpo. Comincia a sentire leggermente fresca, da proprio sollievo, ed è la temperatura perfetta in questo momento. La senti fra i capelli e cominci a sentirla pian piano su tutto il corpo. La senti sul petto scorrere
pulita, la senti sul palmo delle mani, sugli avambracci, sulle braccia, la senti sul bacino e cominci a sentirlo anche sulle cosce, fra i peli, sulle ginocchia, senti come passa, fra le ginocchia e i polpacci, riesci a passare in quella piccola fessura che si è creata fra le ginocchia e la superficie, sui polpacci e infine lo senti sui piedi, anche sulla punta, punta, punta dei piedi. E senti che questo vento porta via tutte le preoccupazioni superficiali, porta via tutto un po' lo sporco che ci siamo durante la giornata, ci lava, ti lava, ti purifica e concentrati su questa sensazione di brezza leggerissima di fine estate. Adesso ci concentreremo sulle varie parti del corpo. Quindi ti chiedo di dare l'attenzione alla parte del corpo che io ti descriverò. E partiamo ovviamente dai piedi. I piedi sono le nostre radici, il nostro attaccamento al terreno e al qui ed ora. I piedi reggono tutto il nostro peso, quindi vanno rilassati tantissimo. E comincia dalle punte, dei piedi. Adesso le senti pesantissime, senti che vogliono abbassarsi sempre di più verso il terreno e questo peso accompagna pian piano tutta la pianta del piede, che si sente pesantissima e cerca di avvicinarsi sempre di più la superficie. Sono proprio rilassatissime, non si muovono e sono pesanti. Questa sensazione sale, va verso le caviglie, il tallone sta proprio sprofondando nel pavimento, nel materasso. Dove sei? Adesso che i piedi sono rilassati, li ringraziamo un secondo per il lavoro che fanno, per averci permesso di vivere anche questa giornata. E saliamo. Adesso pensa alla forma dei polpacci, al fatto che il tallone faccia una curva in alto e poi di nuovo il polpaccio la superficie. Pensa a questa curva che pian piano tocca la superficie e sentila pesantissima, prima sulla gamba destra e poi sulla gamba sinistra. I polpacci si lasciano completamente andare. Molto bene, senti tutte le tensioni della giornata sciogliersi con il rilassamento completo di questi muscoli. Questo flusso pesantissimo passa alle ginocchia, che so che pensavi fossero rilassate, ma adesso se ti concentri sulle ginocchia sentirai che solo ora si stanno veramente lasciando andare e le senti anche queste pesantissime. Passa alle cosce, cerca di decontrarre tutti i muscoli. Immagina un flusso di pesantezza che sale dalle ginocchia pian piano
prima dal ginocchio destro e sale, sale, sale sulla coscia, pian piano, fino ad arrivare al bacino, il ginocchio sinistro. Questa sensazione che sale, pianissimo, non abbiamo fretta. Sale, sale, sale sul bacino e senti tutta la coscia perfettamente abbozzata e che viene avvolta dalla superficie su cui siedi, che sia un tappetino, che sia un materasso, che sia qualunque cosa, ne prende la forma perché si lascia completamente andare. E adesso ringrazia le tue gambe e dai amore a questa parte del corpo. Concentrati su questa parte del corpo e pensa che si stanno meritando le tue gambe del meritato, meritato, relax. Passiamo al bacino. Il bacino, ti posso capire benissimo, è sempre un po' rigido. Se vuoi, puoi trovare la tua posizione. Cerca di sentire i glutei ben appoggiati e anche i fianchi e le spalle, in modo da avere una posizione il più corretta possibile. E adesso il bacino, forse anche muovendolo un po', prova a sentire in che posizione è più rilassato. Adesso senti il fianco destro che si lascia completamente andare. Senti proprio la differenza tra quello destro che affonda e quello sinistro ancora un po' teso. Adesso fai in modo che il fianco destro porti giù pian piano anche il fianco sinistro. E anche questi ora saranno rilassati e riusciranno a rilasciare tutte le tensioni che si sono accumulate, perché so che qui accumuliamo parecchio. Cerca di concentrarti tanto su questa zona, che è sempre molto provata da come ci sediamo, dalla nostra postura, la fine della schiena, il coccige, l'osso sacro. Senti che si rilassano. Se vuoi, immagina, ma solo immagina, di avere una mano sotto la schiena e che, oppure un oggetto, e che questo ti permetta di sentire l'osso sacro che respira, che fa dei piccoli movimenti che devono essere il più lenti possibile. Come se l'osso respirasse e rallentasse anche lui il respiro pian piano. Dagli tregua e dagli amore. Passiamo pian piano alla schiena e trasporta questa pesantezza lungo tutte le ossa della colonna vertebrale. Immagina una ad una le ossa che si lasciano andare. Se vuoi, ad ogni respiro lascia andare un pezzo della tua schiena, della tua colonna. Questa pesantezza sale sempre più in alto. Siamo a metà schiena. E pian piano arriva a tutte le spalle. E adesso ti rendi conto che le spalle non erano così rilassate. Senti le spalle andare giù, allontanarsi dalla testa e appoggiarsi completamente per finire la schiena. Adesso pensa allo stomaco, alla tua pancia,
alla tua splendida pancia che ti permette di funzionare ogni giorno, di mangiare pasti buonissimi ogni giorno, di digerire e processare tutti i nutrienti che metti nel tuo corpo. Ringrazialo. Ringrazio particolarmente questa parte del corpo perché lavora duramente e spesso non la trattiamo così tanto bene. Dagli amore, è perfetta così e sta facendo un lavoro eccezionale. Lascia andare lo stomaco, la pancia, lascialo rilassare, lascialo un pochino sprofondare verso la schiena. Devi sentire proprio che si abbassa e cerca quasi di raggiungere la superficie su cui si è appoggiato. Senti quasi concavo, senti tutta la pelle rilassarsi e tutti gli organi interni appoggiarsi. Il diaframma è l'unico che forse non si rilassa, però rallenta. I tuoi respiri sono sempre più profondi, sempre più lenti. Rilassa anche il petto. Tutto deve scendere verso il basso. Devi sentire come la parte destra, la parte sinistra che cerchino di scendere verso il lato. O se preferisci verso il centro. Ma è come se il tuo corpo pian piano si abbassasse sempre di più. Passiamo alle braccia. Partiamo con la mano destra, che è già un pochino rilassata. Se vuoi senti le tue dita un attimo. Fai i tuoi movimenti e poi bam, lasciale andare. Lasciale stare così come sono. Adesso pian piano il polso, lascialo sprofondare e senti questa pesantezza salire su tutto l'avambraccio, lascia andare il gomito, senti proprio la pesantezza dell'avambraccio e fai salire tutta la pesantezza verso la spalla. Fermati un attimo e nota la differenza incredibile tra la parte destra e la parte sinistra. Senti come il braccio destro è molto più pesante e fai la stessa cosa a sinistra. Muovi un attimo le dita, il polso se vuoi. E poi a un certo punto lascia andare, rilassa le dita, fai assumere alla mano una posizione naturale, non costretta. Il polso e la pesantezza sale, sale, sale fino al gomito e poi sale, sale, sale fino alle spalle. E ora senti tutto il corpo pesantissimo. Se vuoi adesso puoi muovere un attimo il collo e quando avrai trovato una posizione lascialo andare, lascia appoggiare completamente la testa. Se sei seduto vai proprio, lascia andare la testa, rilassa il collo. Rilassa prima la parte davanti, che sarà magari un po' tirato, la gola ben aperta, e adesso la parte dietro, che è sempre un po' tesa. Lasciala andare, dalle riposo, e ringraziala, perché anche il collo durante la giornata fa un lavoro eccezionale.
adesso la parte che ti darà forse più soddisfazione, il viso. Ti accorgerai che anche il viso non è rilassato come pensi. Concentrati sul mento e fai in modo che cada verso il collo. Adesso le labbra socchiudi, leggermente aperte, rilassate. La lingua la lasciala andare verso il palato. Esattamente. La senti la differenza? Spero di sì. Le guance, la guancia destra cade a destra, la guancia sinistra cade a sinistra. E questa pesantezza continua verso le orecchie. E ora gli occhi, che sforziamo così tanto. Senti gli occhi che cadono verso l'interno. E le palpebre chiuse, che si lasciano andare, che sono sempre tese. Infine rilassa l'attaccatura dei capelli, lasciala andare. Adesso goditi questa sensazione per tutto il tempo che ti sarà necessario. Adesso puoi concentrarti sul tuo corpo. Di stare qui. Se la mente vaga, prova a staccarti da quel pensiero e osservarlo mentre scorre via, un po' come il fumo di questo incenso. Si crea e poi vola via. E lo posso osservare e pian piano sparisce. Ci vuole allenamento. Potrei fare questo rilassamento guidato ogni volta che vorrai. Ogni volta sentirai di aver bisogno di mezz'ora per te, che sentirai che il tuo corpo ha fatto tanto fatica, che la giornata ti ha reso il corpo teso. Potrei tornare qui e io sarò qui per te a rilassarti. Se vuoi, alla fine, quando ti vorrai alzare, prenditi tutto il tempo che vuoi, solo pian piano comincerai a muovere un pochino le dita dei piedi, i polsi, pian piano. Riprenderai quasi l'uso del tuo corpo, che si era completamente lasciato andare insieme alla tua mente. E alla fine scegli il lato su cui vuoi rannicchiarti, un po' in una posizione da bambino, una posizione protetta. Verso destra, se vuoi un po' di rilassamento. Ti serve ancora un po' di relax. E verso sinistra, se cerchi un po' invece di energia. Sempre con gli occhi chiusi, pian piano appoggi le mani e ti risiedi. Ringraziati di esserti concesso del tempo che nella nostra società sembra un lusso. Ringraziarti di aver dedicato l'attenzione al tuo corpo e di aver permesso al tuo corpo e alla tua mente di lasciarsi andare. E ti ringrazio anche io per avermi dato fiducia e di avermi dato l'onore di poterti rilassare.
ti mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo presto, ok? Ricorda che te lo meriti. Meriti questo relax. Ti meriti questo momento. Ti meriti del tempo per te. Ciao. Grazie di essere qui, 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 con me oggi. Oggi ti voglio proporre un rilassamento guidato, super efficace, soprattutto in questo periodo. Settembre, lo sappiamo, è un mese di inizi, di nuovi inizi. E diciamo che tornare alla routine non è affatto semplice. E se stai facendo fatica a tornare alla routine, sappi che è normale e non c'è nulla di sbagliato riguardo. Ci vuole tempo, come per tutte le cose. Quindi oggi sono qui per aiutarti e cercare di far rilassare il tuo corpo, perché quando la mente è tesa, il corpo si irrigidisce e dopo i malesseri, un po' della testa, li sentiremo sul nostro corpo. Quindi io ti chiedo di seguire le mie parole, seguire i miei consigli e di lasciarti andare completamente e di farti cullare dalla mia voce. Se mi conosci, sai che mi piace accendere qualcosa. Ho questo piccolo porta incenso forma di rinoceronte, fatto a mano, carinissimo, e all'interno ci metto questo incenso marrone, un po' spesso, tipico un buddista. Vado a prendere anche un accendino in modo da accendere l'incenso. Se è possibile, fallo anche te, accendi una candela di fianco a te, sei sicuro, un incenso, un diffusore di aromi, magari un profumo. Riesci ad accendere qualcosa, appunto accendilo, in sicurezza ovviamente, e fai tre respiri profondi con me, ok? Dal naso inspiri, dalla bocca espiri. Prendo, reinspiro da quella sinistra, la chiudo con l'anulare,
riapro quella testa. Analice. Blocchi. Ed espiri con l'altra. E ancora espiri con una. La chiudi. Apri l'altra e... chiudo. Apro l'altra. Inspiro dall'altra. Chiudo. È un modo per concentrarsi solo sulla respirazione, perché ci vuole un pochino di concentrazione. Quindi è un modo per svuotare la mente. E se vuoi, se sentirai che c'è qualcosa che non va, qualcosa che ti distrae, prova a fare questa respirazione e riconcentrati su questa. Prima di cominciare a rilassare tutto il corpo, dopo aver cercato di rilassare un pochino la mente, andiamo un attimo a massaggiare le nostre mani. È una cosa che faccio io per nulla in modo professionale, però usiamo le nostre mani tutto il giorno. E farci un piccolo massaggio aiuta a dare proprio amore al nostro corpo. Passa all'altra mano brevemente. Per chi usa tanto il computer, scrive tanto il cellulare, serve un po' di rilassamento per le mani. E faccio tutto il perimetro del palmo fino al centro. E ok, siamo pronti. Da questo momento potrai chiudere gli occhi o tenerli aperti. Ti ho preparato uno sfondo blu del colore del cielo. C'è una luna e anche delle stelle che spero ti rilassino. E qui c'è anche una scritta Dream che mi rilassa tanto. Sempre sui colori del blu. Spero tu riesca a sentire un odore buono, un odore che ti rilassa. Adesso ti chiedo di metterti in una posizione comoda, il più comoda possibile. Che sia sdraiata, meglio, ma va bene anche se. Se è sdraiata, fai in modo che le gambe siano completamente rilassate e le braccia siano lungo il corpo, appoggiate sulla superficie con i palmi verso l'alto, pronte per accogliere tutto il rilassamento e l'energia. Sempre di inspirare con il naso ed espirare con la bocca. Adesso chiudi gli occhi e comincia a immaginare una leggerissima e fresca brezza che ti accarezza il viso. Ti accarezza i capelli, che ti accarezza il collo, che va proprio quasi come un'acqua che scorre a pulire e ripulire il tuo corpo. Comincia a sentire leggermente fresca, da proprio sollievo, ed è la temperatura perfetta. In questo momento la senti fra i capelli,
cominci a sentirla pian piano su tutto il corpo. La senti sul petto scorrere, fresca, pulita. La senti sul palmo delle mani, sugli avambracci, sulle braccia. La senti sul bacino e cominci a sentirlo anche sulle cosce, fra i peli, sulle ginocchia, senti come passa, fra le ginocchia e i polpacci, riesci a passare in quella piccola fessura che si è creata fra le ginocchia e la superficie, sui polpacci. Sì, infine lo senti sui piedi, anche sulla punta, punta, punta dei piedi. E senti che questo vento porta via tutte le preoccupazioni superficiali. Porta via tutto un po' lo sporco che ci siamo portati durante la giornata. Ci lava. Ti lava. Ti purifica. E concentra su questa sensazione di brezza leggerissima di fine estate. Adesso ci concentreremo sulle varie parti del corpo, quindi ti chiedo di dare l'attenzione alla parte del corpo che io ti descriverò e partiamo ovviamente dai piedi. I piedi sono le nostre radici, il nostro attaccamento al terreno e al qui ed ora. I piedi reggono tutto il nostro peso, quindi vanno rilassati tantissimo. E comincia dalle punte, punte dei piedi. Adesso le senti pesantissime. Senti che vogliono abbassarsi sempre di più verso il terreno, e questo peso accompagna pian piano tutta la pianta del piede, che si sente pesantissima e cerca di avvicinarsi sempre di più alla superficie. Sono proprio rilassatissime, non si muovono e sono pesanti. Questa sensazione sale, va verso le caviglie, il tallone sta proprio sprofondando nel pavimento, nel materasso. Dove sei? Adesso che i piedi sono rilassati, li ringraziamo un secondo per il lavoro che fanno, per averci permesso di vivere anche questa giornata. E saliamo. Adesso pensa alla forma dei polpacci, al fatto che il tallone faccia una curva in alto e poi di nuovo il polpaccio tocchi la superficie. Pensa a questa curva che pian piano tocca la superficie e sentila pesantissima, prima sulla gamba destra e poi sulla gamba sinistra. I polpacci si lasciano completamente andare. Molto bene. Senti tutte le tensioni della giornata sciogliersi con il rilassamento completo di questi muscoli. Questo flusso pesantissimo passa alle ginocchia, che so che pensavi fosse rilassate, ma adesso se ti concentri sulle ginocchia sentirai che solo ora si stanno veramente lasciando andare, e le senti anche queste pesantissime. Passa alle cosce,
cerca di decontrarre tutti i muscoli. Immagina un flusso di pesantezza che sale dalle ginocchia pian piano, prima dal ginocchio destro, e sale, sale, sale sulla coscia, pian piano, fino ad arrivare al bacino, il ginocchio sinistro. Questa sensazione che sale, pianissimo, non abbiamo fretta. Sale, sale, sale sul bacino e senti tutta la coscia perfettamente abbozzata e che viene avvolta dalla superficie su cui siedi, che sia un tappetino, che sia un materasso, che sia qualunque cosa, ne prende la forma perché si lascia completamente andare. E adesso ringrazia le tue gambe e dai amore a questa parte del corpo. Concentrati su questa parte del corpo e pensa che stanno meritando, le tue gambe del meritato, meritato, relax. Passiamo al bacino. Il bacino, ti posso capire benissimo, è sempre un po' rigido. Se vuoi puoi trovare la tua posizione. Cerca di sentire i glutei ben appoggiati e anche i fianchi. E le spalle in modo da avere una posizione il più corretta possibile. E adesso il bacino, forse anche muovendolo un po', prova a sentire in che posizione è più rilassato. Adesso senti il fianco destro che si lascia completamente andare. Senti proprio la differenza fra quello destro che affonda e quello sinistro ancora un po' teso. Adesso fai in modo che il fianco destro porti giù pian piano anche il fianco sinistro. E anche questi ora saranno rilassati e riusciranno a rilasciare tutte le tensioni che si sono accumulate. Perché so che qui accumuliamo parecchio. Cerca di concentrarti tanto su questa zona che è sempre molto provata da come ci sediamo, dalla nostra postura, la fine della schiena, il coccige, l'osso sacro. Senti che si rilassano. Se vuoi, immagina, ma solo immagina, di avere una mano sotto la schiena. E che oppure un oggetto, e che questo ti permetta di sentire l'osso sacro che respira, che fa dei piccoli movimenti che devono essere il più lenti possibile. È come se l'osso respirasse e rallentasse anche lui il respiro pian piano. Dagli tregua e dagli amore. Passiamo pian piano alla schiena e trasporta questa pesantezza lungo tutte le ossa della colonna vertebrale. Immagina una ad una le ossa che si lasciano andare. Se vuoi, respiro lasciandone un pezzo della tua schiena, della tua colonna. Questa pesantezza sale sempre più in alto. Siamo a metà schiena e pian piano arriva a tutte le spalle. E adesso ti rendi conto che le spalle non erano così rilassate. Senti le spalle andare giù, allontanarsi dalla testa e appoggiarsi completamente
completamente per finire la schiena. Adesso pensa allo stomaco, alla tua pancia, alla tua splendida pancia che ti permette di funzionare ogni giorno, di mangiare pasti buonissimi ogni giorno, di digerire e processare tutti i nutrienti che metti nel tuo corpo. Ringrazialo. Ringrazio particolarmente questa parte del corpo perché lavora duramente. E spesso non la trattiamo così tanto bene. Dagli amore, è perfetta così e sta facendo un lavoro eccezionale. Lascia andare lo stomaco, la pancia, lascialo rilassare, lascialo un pochino sprofondare verso la schiena. Devi sentire proprio che si abbassa. Cerca quasi di raggiungere la superficie su cui sei appoggiato. Senti quasi concavo, senti tutta la pelle rilassarsi e tutti gli organi interni appoggiarsi. Il diaframma è l'unico che forse non si rilassa, però rallenta. I tuoi respiri sono sempre più profondi, sempre più lenti. Rilassa anche il petto. Tutto deve scendere verso il basso. Devi sentire come la parte destra, la parte sinistra che cerchino di scendere verso il lato. O se preferisci verso il centro, ma è come se il tuo corpo pian piano si abbassasse sempre di più. Passiamo alle braccia, partiamo con la mano destra che è già un pochino rilassata. Se vuoi senti le tue dita un attimo, fai i tuoi movimenti e poi bam, lasciale andare, lasciale stare così come sono. Adesso pian piano il polso, lascialo sprofondare e senti questa pesantezza salire su tutto l'avambraccio, lascia andare il gomito, senti proprio la pesantezza dell'avambraccio e fai salire tutta la pesantezza verso la spalla. Fermati un attimo e nota la differenza incredibile tra la parte destra e la parte sinistra. Senti come il braccio destro è molto più pesante e fai la stessa cosa a sinistra. Muovi un attimo le dita, il polso se vuoi. E poi a un certo punto lascia andare, rilassa le dita, fai assumere alla mano una posizione naturale, non costretta. Il polso e la pesantezza sale, sale, sale fino al gomito e poi sale, sale, sale fino alle spalle. E ora senti tutto il corpo pesantissimo. Se vuoi adesso puoi muovere un attimo il collo e quando avrai trovato una posizione lascialo andare, lascia appoggiare completamente la testa. Se sei seduto vai proprio, lascia andare la testa, rilassa il collo. Rilassa prima la parte davanti che sarà magari un po' tirata, la gola ben aperta e adesso la parte dietro che è sempre un po' tesa.
lascialo andare, dalle riposo. Ti ringraziano. Perché anche il collo durante la giornata fa un lavoro eccezionale. Adesso la parte che ti darà forse più soddisfazione, il viso. Ti accorgerai che anche il viso non è rilassato come pensi. Concentrati sul mento e fai in modo che cada verso il collo. Adesso le labbra socchiudi, leggermente aperte, rilassate. La lingua la lasciala andare verso il palato. Esattamente. La senti la differenza? Spero di sì. Le guance, la guancia destra cade a destra, la guancia sinistra cade a sinistra. E questa pesantezza continua verso le orecchie. E ora gli occhi, che sforziamo così tanto. Senti gli occhi che cadono verso l'interno. E le palpebre chiuse, che si lasciano andare, che sono sempre tese. Infine rilassa l'attaccatura dei capelli, lasciala andare. Adesso goditi questa sensazione per tutto il tempo che ti sarà necessario. Adesso puoi concentrarti sul tuo corpo. Cerca di stare qui. Se la mente vaga, prova a staccarti da quel pensiero e osservarlo mentre scorre via, un po' come il fumo di questo incenso. Si crea e poi vola via. E lo posso osservare e pian piano sparisce. Ci vuole allenamento. Potrei fare questo rilassamento guidato ogni volta che vorrai. Ogni volta sentirai di aver bisogno di mezz'ora per te, che sentirai che il tuo corpo ha fatto tanto fatica, che la giornata ti ha reso il corpo teso. Potrei tornare qui e sarò qui per te a rilassarti. Se vuoi, alla fine, quando ti vorrai alzare, prenditi tutto il tempo che vuoi, solo pian piano comincerai a muovere un pochino le dita dei piedi, i polsi, pian piano. Riprenderai quasi l'uso del tuo corpo, che si era completamente lasciato andare insieme alla tua mente. E alla fine scegli il lato su cui vuoi rannicchiarti, un po' in una posizione da bambino, una posizione protetta. Verso destra, se vuoi un po' di rilassamento. Ti serve ancora un po' di relax. E verso sinistra, se cerchi un po' invece di energia, sempre con gli occhi chiusi, pian piano appoggi le mani e ti risiedi. Ringraziati di esserti concesso del tempo, che nella nostra società sembra un lusso. Ringraziarti di aver dedicato l'attenzione al tuo corpo e di aver permesso al tuo corpo e alla tua mente
di lasciarsi andare. E ti ringrazio anche io per avermi dato fiducia e di avermi dato l'onore di poterti rilassare. Io ti mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo presto, ok? Ricorda che te lo meriti. Meriti questo relax. Ti meriti questo momento. Ti meriti del tempo per te.